Benvenute tutte amiche, benvenuti amici di Rossini TV, un'altra puntata del nostro appuntamento settimanale con i medici di Fisionadi. Oggi, come vedete, intervisteremo una sirena. No, in realtà non è proprio una sirena, è la dottoressa Giada Salvatori, che però si occupa di ortopedia pediatrica. Sarà sicuramente un'occasione straordinaria per saperne di più come curare al meglio i piccoli difetti che possono avere i bambini e comunque come evitare che questi piccoli problemi poi si ripercuotano nella vita adulta. Eccoci nello studio della dottoressa Giada Salvatori, riminese specializzata in ortopedia pediatrica, per passione e adesso anche per necessità, avendo la dottoressa una bimba di 4 mesi e mezzo sulla quale sicuramente applicherà la sua scienza. Povera bambina, sì, in effetti. Dottoressa, quindi parliamo di quelle che sono le patologie proprio ortopediche legate all'età infantile, all'età dei bambini. Abbiamo questa sirena Barbie sulla nostra scrivania, ha già a testimoniare che l'approccio con i bambini deve essere di un certo tipo. Assolutamente, nel senso che l'ortopedia pediatrica è una branca che non è così tanto conosciuta. È una branca super specialistica dell'ortopedia e si occupa interamente del bambino dal neonato a pochi giorni di vita fino a maturità scheletrica, oserei dire fino a quasi 18 anni di età. Il bambino ormai è stato sfatato che non sia un piccolo adulto, ma che sia, abbia delle caratteristiche biomeccaniche, biologiche completamente differenti, per cui anche l'approccio al bambino deve essere assolutamente differente rispetto a quello che si avrebbe, con un paziente adulto. Io ho la mia assistente, Barbie Sirena, che ogni volta mi assiste appunto nella pratica quotidiana. Allora, quando si parla di età pediatrica, di bambini, anche di adolescenti in fase di crescita, una delle parole che si usa di più e che si teme di più è scoliosi. Ma effettivamente, di cosa si tratta e come possiamo individuare questa patologia che comunque è brutta, è invalidante, potrebbe Certo. addirittura arrivare a portare dei problemi nell'età adulta? Come facciamo per centrarci sulla scoliosi? Allora, innanzitutto la scoliosi è una patologia tridimensionale della colonna vertebrale con una deviazione nel piano frontale e sagittale comunque della colonna. È importante una corretta osservazione, nel senso che i bambini vanno per primo luogo osservati, vanno controllati nella simmetria, nella differenza di altezza di spalle, scapole, e vanno controllati con una certa cadenza. Se la scoliosi la riscontriamo sia nell'età infantile, quella più frequente riscontro è quella adolescenziale, e quindi questa merita un'attenta osservazione clinica con una cadenza di 6-8 mesi. Che può essere inizialmente pediatrica e poi ovviamente da uno specialista, un ortopedico pediatra è generalmente consigliato perché si può permettere di prendere in carico il bambino dall'età infantile, quindi dalla parte diagnostica fino all'eventuale trattamento conservativo con corsetti fino al trattamento chirurgico. Ecco, questo è importante, infatti ha anticipato la domanda che volevo farle, cioè come poi in realtà la trattiamo, l'ha detto proprio in questo modo, anche perché poi i bambini, oggi, soprattutto nel 2022, crescendo, o manifestano magari una iperattività e quindi sono sempre a giocare, a correre dietro il pallone, oppure al contrario rischiano di diventare sedentari o addirittura appiccicati al cellulare, dottoressa. Certo, mi fa presente un aspetto molto caratteristico degli ultimi tempi, nel senso che i bambini di solito per causa della scoliosi non lamentano dolore alla schiena. Un dolore alla schiena nel bambino va sempre indagato e le cause principali del dolore alla schiena possono essere essenzialmente due. O dividiamo i bambini in quelli super sportivi che fanno una pratica sportiva quotidiana e quindi si andranno a indagare patologie da sovraccarico del rachide. Ha invece i bambini che passano la maggior parte delle loro giornate sul divano con tablet o telefonini. Nell'ambiente anglosassone è stato creato un nuovo termine per definire queste condizioni che si chiama text neck, cioè dovuto al cambiamento della posizione di questi bambini durante la giornata. Cioè, bambini che stanno sempre col telefonino in mano avranno le spalle intrarotate e il capo inclinato.
Questi studi molto interessanti ci dicono che questa posizione porta a un sovraccarico della regione del collo di diversi chili, nel senso che con un'inclinazione del capo di 60 gradi, cioè quella in cui appunto si osserva il telefonino o il tablet, abbiamo fino a 25 kg sul nostro rachide cervicale, che è del peso che noi andremmo ad apportare sul rachide nell'arco di 7 anni se la nostra postura fosse corretta. Ecco, detto questo sui bambini, lo riportiamo un po' anche sugli adulti, perché Assolutamente sì. se questi chili gravano sul collo di un bambino, immaginate su quello degli adulti, addirittura passando gli anni l'adulto tende già a rinchiudersi su se stesso, stando sempre al telefonino, rischia proprio di ingobbirsi. Assolutamente sì, per poi andare anche a tenere in considerazione le patologie infiammatorie dei tendini, delle mani che sempre di più vengono colpiti, la tenosinovite del primo dito della mano, addirittura anche il tunnel carpale. Ecco, nella crescita dei piccoli c'è un'altra questione che delle volte così si passa un po' in secondo piano, nel senso che non gli si dà troppo peso, ma magari crescendo il bambino potrebbe o la bambina manifestare dei problemi. Le gambe a X. Certo, il valgismo delle Ecco, le ginocchia, gambe a sì. X. Considerate che fino ai 6-7 anni di età si assiste a una evoluzione dell'asse degli arti inferiori che oserei definire fisiologica. I bambini nascono con le gambe a parentesi tonda, quindi con un varo definito appunto parafisiologico. Questo dovrebbe diminuire intorno ai 18 mesi di età per poi passare a un ginocchio X che si dovrebbe stabilizzare intorno a 4-5 gradi intorno ai 7-8 anni di età. Superata questa fascia d'età, se abbiamo alterazioni dell'asse, quindi ginocchia a parentesi tonda, bare o ginocchia X valghe, andrebbero assolutamente indagate perché nella fase di accrescimento abbiamo a disposizione degli interventi che oserei definire mini invasivi, permettono, sfruttando la crescita residua degli arti inferiori, una correzione molto meno invasiva e aggressiva di quella che si dovrebbe attuare in età adulta. Esatto, anche perché poi no, i bambini giovanissimi portati a fare sport, vari tipi di sport, tutti questi piccoli difetti li possono manifestare anche in considerazione dell'attività sportiva che fanno. Certo, mi capita molto spesso di avere nella pratica quotidiana dei piccoli calciatori che lamentano o giocatori di basket dolori ai calcagni e quindi ai talloni. Questi molto spesso ricadono in quella condizione che viene chiamata morbo di Sever-Haglund-Blake, che è Esatto, che un'osteocondrite. osteocondrosi, questa parola, ma cosa significa esattamente osteocondrosi? È un termine che in ambito pediatrico è molto frequente sentire dire perché è un processo infiammatorio di quello che sono le regioni cartilaginee, apofisi, dove si inseriscono le strutture tendine. Per intenderci, è il corrispettivo di quello che troviamo nel ginocchio del morbo di Hodgkin-Lazar, che è molto più frequente, più nominato, quindi di utilizzo più Più comune, frequente, più certo. frequente. Nella regione del tallone, noi non abbiamo l'osso del tallone già lungo e formato come se fossimo degli adulti, perché altrimenti il piede rimarrebbe di quella lunghezza dall'età infantile fino Certo. all'età adulta, Invece ma c'è una cresce. regione di crescita di cartilagine. E in quella regione, nella regione posteriore si inserisce il tendine d'Achille, che è quel tendine che mi permette di tenere la punta del piede verso l'alto e in basso si inserisce invece la corda che si chiama fascia plantare. Quando c'è uno squilibrio tra la crescita di queste due strutture tendine e la crescita ossea, queste due strutture trazionano quella regione e si infiamma. E quindi anche questo è importante conoscere e diagnosticarla perché una condizione che può essere invalidante per il nostro bambino e limitarne l'attività sportiva può essere trattata in modo molto semplice se riconosciuta ovviamente dallo specialista adeguato. E questo vale un po' in generale per tante altre piccole patologie che Certo. magari il genitore intravede oppure può pensare, ecco, che se lo porta dallo specialista, non so, per piccole zoppie, per piccoli movimenti sbagliati, in età pediatrica siamo in tempo a rimediare. Assolutamente, ma lei ha nominato la zoppia, ma la zoppia è un campanello d'allarme in ambito pediatrico. E zoppie e dolori notturni degli arti vanno sempre indagati perché ovviamente possono celare condizioni più severe, più serie, che meritano un'indagine approfondita che sia clinica ma soprattutto anche strumentale a quel livello. E quando parlo di strumentale parlo della diagnostica classica che può essere una radiografia.
perché ovviamente ci sono lesioni benigne o in alcuni casi purtroppo anche maligne dell'osso che vengono diagnosticate se trattate e trattate adeguatamente se diagnosticate precocemente. Dottoressa, chiudiamo facendo una battuta su questa sirena. Uno degli sport sempre più apprezzati per i giovanissimi in età evolutiva è il nuoto, e non poteva essere altrimenti. Sì, ma la sorprenderò, negli ultimi anni anche il nuoto è stato sdoganato. Anche il Quello, nuoto. sì, il nuoto è stato assolutamente sdoganato. La cosa che è più importante in assoluto è un'attività fisica costante e fatta sempre con il massimo dell'impegno. No, io dicevo magari perché si può incontrare anche una sirena nuotando, ma Hai ci ragione, accontentiamo hai della nuotata ragione. normale. Dottoressa, grazie davvero, è stata Grazie davvero molto chiara, dei consigli utilissimi per tutti, grazie ancora. a lei. A presto, arrivederci.